Skoda Felicia Kit Car. Sebbene la Felicia sia stata superata dalla più potente Octavia Kit Car, la piccola macchina ceca rappresenta ancora un avversario agguerrito. Non può competere per pura potenza con vetture quali Peugeot 106 e Citroën Saxo, ma il duro lavoro dei piloti Emil Triner e Pavel Sibera ha portato all'elaborazione di quella che è ritenuta una delle macchine da rally più maneggevoli. Le vittorie di classe non sono impossibili sullo sterrato, mentre ci vuole molto impegno per mantenere la Felicia in buone posizioni su superfici asfaltate. Benvenuto al Rally Vauxhall del Galles. La prima prova del campionato ha luogo nelle pericolose foreste del centro-nord del Galles. Gli stretti tracciati ricoperti di ghiaia sono generalmente scivolosi, con ripide discese nei tratti collinosi e coperti di neve nelle ultime tappe. Perciò è essenziale avere un buon controllo della macchina. La corsa si è svolta come rally stradale per la prima volta nel 1970, ma è stata trasferita nelle foreste nel 1975 e da allora non è più stata spostata. Nell'albo dei vincitori figurano alcuni nomi illustri. Colin McRae, Richard Burns e Malcolm Wilson hanno tutti brindato a champagne nella prima gara stagionale. Yeah.